Ciao a tutti, buongiorno, ben arrivati. Oggi parliamo di qualcosa di veramente bello e appassionante. Nunzio Lella, Chiara Barbieri. e vi raccontiamo di qualcosa che veramente potrà segnare una pagina storica nella vostra vita. Chiara, oggi parliamo di qualcosa che ci appassiona, The Seven Habits, Stephen Covey, qualcosa di veramente importante. Perché The Seven Habits? Allora, perché Seven Habits? Seven Habits sicuramente si presenta da solo. Stephen Covey ha scritto il libro nel 1989, quindi sicuramente uno dei libri più conosciuti e più venduti di sempre. È anche un percorso che aiuta le persone a lavorare sulla propria efficacia. Quindi lavorare sulla propria efficacia significa capire quelle che sono le situazioni che ci mettono in difficoltà per andarle a trasformare. E il primo passaggio che Stephen Covey identifica di essere fondamentale è il passaggio dalla dipendenza all'indipendenza. Quali sono le situazioni che ci mettono in difficoltà? Quali sono le situazioni in cui magari ci sentiamo vittima, non capiamo che cosa possiamo fare, ci aspettiamo che sia qualcun altro a fare qualche cosa per noi? Ecco, questo primo elemento, il primo passaggio di Stephen Covey, aiuta proprio le persone a gestire se stesse, essere più capaci di andare a scegliere per il proprio destino. Un passaggio altrettanto fondamentale perché è il passaggio dall'indipendenza, io sono libero e capace di scegliere, all'interdipendenza, io sono capace di avere delle relazioni efficaci con le altre persone. E tante volte le persone pensano, sentono di avere dei problemi relazionali con gli altri o magari pensano di non capire qual è il bandolo della matassa per essere capaci di comunicare efficacemente con le altre persone. E Seven Habits aiuta anche in questo secondo passaggio. Essere interdipendenti significa costruire un noi, quindi non più la mia idea o la tua idea, ma una terza idea che sia migliore, più Di team, di efficace. squadra, Assolutamente. assolutamente sì. Nunzio, ci conosciamo oramai da un po' di anni, adesso a questo punto chiedo io a te, come mai Seven È Habits? un po' di anni, se è vero, Chiara, sono passati un po' di anni. Seven Habits per due motivi: uno per la crescita personale e due quella della crescita dell'azienda nella quale lavoro. Quando ho conosciuto Covey un po' di anni fa attraverso il libro e poi i corsi con la Franklin Covey e con Chiara Barbieri, ho visto due cose che mi hanno veramente lasciato di stucco, mi hanno aperto una nuova visione verso il mondo e verso la quotidianità. Il primo è la semplicità delle Seven Habits. Seven Habits, Chiara, sono semplicissimi, sette cose semplici ma molto profonde allo stesso tempo. Semplici perché noi tante volte ci troviamo così sperduti, con difficoltà della quotidianità, della gestione. Tu hai una cassetta degli attrezzi, tu hai uno schema nella tua mente da poter utilizzare in ogni momento per poter gestire le singole situazioni. E il secondo motivo, Chiara, che mi è piaciuto tantissimo è che Covey, premesso che lo definisco il Leonardo da Vinci della formazione, è una cosa incredibile perché in tempi non sospetti lui ha avuto. Lui non aveva nozioni né di programmazione neurolinguistica, né di analisi biostrutturale, né di intelligenza emotiva, né di neuroscienze. Lui ha visto oltre, lui era un illuminato. E a me su tutto il secondo punto sono le foundation. I principi ispiratori della nostra quotidianità, quindi per esempio nella proattività, stimolo risposta su che cosa ci orientiamo, l'approccio inside out fondamentale, il continuum della maturità di cui parlavi poc'anzi, quindi delle basi su quali veramente erigere la nostra esistenza personale e professionale. Bene, sono molto contenta, Nunzio, di sentire queste parole, perché in qualche modo significa che Seven Habits è diventato un tuo metodo di vita, talmente tuo che sei riuscito a Esattamente, trasferirlo anche esattamente. a tutta Solida Business School, e quindi Solida stessa ne ha fatto proprio un metodo di organizzazione della propria efficacia professionale. Assolutamente, come Covey ci raccomanda, di leadership e crescita personale. E io sono molto contento di continuare a collaborare con te e con la Franklin Covey per poter continuare a divulgare questo messaggio importante sia ai nostri consulenti, sia ai nostri manager, che a tutte le persone che interagiscono con noi. Anzi, colgo l'occasione per invitare tutti ad avvicinarvi al mondo di Franklin Covey e al mondo di Stephen Covey per una crescita personale e professionale. Grazie Chiara, Grazie grazie a tutti e ottime cose. Come join us.